Allora, socio onorario di un'associazione culturale, insomma, lei è un magistrato, adesso è alla Procura di Palmi, insomma, un magistrato vive anche quella che è la vita sociale, può dire la sua, nonostante i problemi che tutti conosciamo. È un'associazione con la quale ho avuto modo di collaborare e che io apprezzo molto per il suo impegno sociale, soprattutto per quanto riguarda il contributo alla diffusione della cultura della legalità, che in questa terra così problematica, così difficile, credo che sia un modo, anche questo un modo per combattere la criminalità, soprattutto nelle sue radici sociali. Quindi da questo punto di vista sono onorato di ricevere la nomina come socio onorario. Abbiamo già partecipato ad altre iniziative, soprattutto nel settore minorile, e quindi per me è una bella occasione, una bella opportunità. Ecco, il suo collega, a proposito di minorile, il suo collega Roberto Di Bella ha fatto, io prima gli ho detto, ha fatto una cosa normale, ma poi così normale non è. Ha fatto una cosa straordinaria. Ecco, diciamolo. Sì, la giurisprudenza che è stata attuata qui a Reggio e che ha fatto un po' da apripista. Da scuola. Da scuola, proprio a Palermo, Catania e Napoli, è veramente incredibile. E d'altra parte lo stesso riconoscimento che viene dagli stessi ambienti mafiosi, delle mamme che hanno ringraziato la giustizia minorile per avere dato una speranza ai propri figli, una prospettiva rispetto a quella che appariva come una ineluttabile sorte, cioè fare la stessa fine dei padri, credo che sia una delle risposte più belle che potevano essere date dall'amministrazione giudiziaria in una terra come la Calabria. Bene, complimenti al procuratore capo di Palmi, il dottor Ottavio Sferlazza, grazie.